Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siete oggi ancora sul canale di Pringy Luca. Oggi nuovo video sul diario di un videomaker. Sì, vi ho portato questo secondo episodio abbastanza in fretta per ampliare un po' il contenuto su questa playlist. Quindi ragazzi, oggi andiamo a vedere come imparare ad usare al meglio la nostra fotocamera, videocamera o quello che sia. Quindi non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a parlarne subito dopo la sigla. Il primo criterio per imparare ad utilizzare al meglio la vostra fotocamera, videocamera, smartphone o qualsiasi altro apparato voi andate ad utilizzare è proprio utilizzarlo. Quindi mettersi lì a smanettare, imparare i vari menu, le varie impostazioni e poi viene tutto il resto. Quindi voi mettetevi lì con il vostro apparato, io in questo caso ho il mio iPhone XS che fa delle fotografie veramente stupende, ma bisogna saperlo utilizzare anche questo. Non è che voi acquistate lo smartphone e qualsiasi foto andate a fare riesce bene o qualsiasi video andate a fare riesce bene. Quindi mettetevi lì, dedicate del tempo. Come potete vedere io adesso sto andando a regolare la luminosità dell'immagine e poi vado ad effettuare lo scatto. Quindi l'importante per fare dei bei video, delle belle foto o qualsiasi altra cosa è dedicare tempo all'apparato che utilizzate. Successivamente, una volta aver imparato ad utilizzare l'automatismo del nostro dispositivo che stiamo andando ad utilizzare, sia esso che sia una macchina fotografica, uno smartphone, una videocamera eccetera, bisogna passare al manuale. La principale impostazione che dobbiamo andare a regolare della nostra macchina fotografica è il diaframma. Il diaframma che è praticamente l'apertura dell'obiettivo per quanto riguarda la fotografia e il videomaking. Infatti adesso posso andare tranquillamente a regolare il diaframma, come potete vedere, tramite la mia macchina fotografica e la mia ghiera di regolazione. Ma se voi andate ad utilizzare uno smartphone potete tranquillamente farlo utilizzando delle applicazioni apposite. Se vi può interessare magari scrivetemi qui sotto nei commenti dicendomi che vi interessa vedere un video riguardante applicazioni per utilizzare al meglio le videocamere dei nostri smartphone. Inoltre, altra impostazione importantissima sono gli ISO. Infatti io, come potete ben vedere, posso andare a regolare gli ISO aumentando la mia luminosità, che praticamente gli ISO non sono nient'altro che il grado di regolazione della luce della nostra macchina fotografica, e posso andare ad impostarla veramente su tantissimi fattori. Io qui ho una Sony Alpha 5100 che arriva addirittura a 25.000 ISO. A questa gradazione veramente è impossibile utilizzare le clip, ma fino ai 1000-1500 ISO questa macchina fotografica riesce a tirare fuori qualcosa di utilizzabile. Altro aspetto che dovete tener conto è la messa a fuoco, che se state girando dei vlog o qualcosa di immediato che dovete utilizzare al momento e in maniera super rapida, vi conviene utilizzare l'automatismo della macchina fotografica. Ma se andate ad utilizzare dei video, andate a creare dei video in studio dove dovete regolare perfettamente la vostra messa a fuoco, vi conviene regolare tramite la ghiera della vostra macchina fotografica. Come potete vedere io adesso sto andando a regolare la messa a fuoco e vado a regolare la messa a fuoco perfetta tramite delle impostazioni che mi dà la possibilità di vedere quando i punti sono perfettamente a fuoco della mia macchina fotografica. Bene ragazzi, credo che ci siamo capiti. Insomma, dovete imparare ad utilizzare la vostra macchina fotografica utilizzandola. Quindi mettetevi lì, smanettate tra i menu, tra le impostazioni. Se utilizzate uno smartphone, scaricate il maggior numero di applicazioni possibili e vedete quello che più si addice alle vostre esigenze. Quindi ragazzi, io non faccio altro che salutarvi. Spero che questo mini video vi sia piaciuto. Se così è stato, lasciate un bel like qui sotto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, condividete il video in modo da consigliare anche ai vostri amici questi consigli che vi ho dato per quanto riguarda il videomaking e la fotografia. Però noi ci vediamo domenica prossima sempre qui sul mio canale YouTube.